La prima edizione di Pesgara per la legalità corto, il primo concorso nazionale di cortometraggi, si è conclusa con la cerimonia di premiazione all'Aurum. I giovani autori hanno ricevuto la targa dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo insieme al procuratore capo Giuseppe Belelli e al sindaco Carlo Masci per la sezione diritti delle donne e diritti negati. Primo classificato è stato il cortometraggio L'illusione della vendetta presentato da Danilo Tomei. Per la sezione legalità, diritto alla sicurezza del territorio, vincitore è stato il corto Fluvia, ecomuseo della Pescara, presentato da Jessica Sablone. Per la sezione riqualificazione aree urbane, primo classificato, il corto Violenza sulle donne, presentato dal professor Antonello Pellicciotto e realizzato dagli studenti della seconda G dello scientifico Galilei di Pescara. L'evento ha avuto la collaborazione dell'associazione Ennio Flaiano e del Media Museum. Le iniziative sulla legalità a Pescara proseguono con la firma di un documento d'intesa tra le istituzioni in prefettura. L'obiettivo? Promuovere insieme eventi su legalità, cittadinanza, rispetto della Costituzione e lotta ai cambiamenti climatici. Sì, un protocollo importante che consente ancora di portare avanti iniziative sul tema della legalità, della democrazia, della partecipazione attiva in modo da coinvolgere soprattutto i ragazzi. Voglio ringraziare la Fondazione Borsellino, l'Associazione Nazionale Magistrati, la Corte d'Appello, il Procuratore per la Repubblica per i minorenni, tutte le istituzioni, dal Sindaco al Consiglio regionale, che hanno partecipato e che oltre all'ufficio scolastico chiaramente consentono di trasformare questo protocollo in iniziative concrete. Oltre alle iniziative organizzate per il 23 maggio in memoria della strage di Capaci e la cerimonia di consegna del premio Borsellino che si tiene ad ottobre, il calendario prevede il coordinamento anche delle giornate della memoria, del bullismo e del cyberbullismo, del ricordo delle vittime delle mafie, della terra e della giornata che ricorda la strage di Via D'Amelio. Oggi toccherà a Pescara, l'Aquila ha già firmato questo protocollo importante, poi saremo a Teramo e Chieti, ma oggi le istituzioni pescaresi si riuniscono per mettere la firma a questo protocollo d'intesa con il Premio Nazionale Paolo Borsellino. Al Teatro Circus questa mattina l'evento ha avuto protagonisti ragazzi e è andato in scena lo spettacolo Non fa paura della professoressa Franca Berardi. Oltre che alla sacrosanta fase del ricordo, della testimonianza, ha aggiunto una serie di interventi che vanno dalla tutela dell'ambiente ai protocolli della legalità alla formazione dei ragazzi e alla sinergia da tutte le istituzioni. La mafia ha cambiato strategia, mentre prima ha usato la strategia delle stragi e quindi era conosciuta, oggi è tornata quella di una volta, quella delle infiltrazioni, quella che lavora in silenzio, ma purtroppo la mafia c'è e agisce ancora nel nostro territorio e quindi è bene che le nuove generazioni la conoscano e ne prendano le distanze.